Calma Pacific e Pancottina, la macchina che stacca Poseidon Bar, sbaglia intanto Pacciani, Poseidon Bar, respinge Princess Kronos che si sistema in seconda posizione, poi Pathos OM Pacific col Pancottina. Discosto Pacciani, 200 iniziali in 13.7 per Poseidon Bar che guida lungo l'arco della prima curva davanti a Princess Kronos e Pathos OM, poi Pacific col Pancottina. Pacciani. Il passaggio di fronte alle tribune, Poseidon al comando, Princess di rincalzo, Pathos OM che sposta dopo 500 metri, intanto Poseidon Bar va via allegro anche al passaggio dei primi 600 coperti in 43.5, lo segue Princess su Pathos, poi Pacific Call, Pancottina, Pacciani. Fila indiana lungo l'arco della penultima curva, Poseidon in vantaggio con 800 in 58, molto scarso. Io ho 57.8. In bocca della retta opposta alle tribune, Poseidon, Princess, Pathos, Pacific, Pancottina e Pacciani. Il primo chilometro sul piede dell'1.12.5. Princess sempre nella scia di Poseidon, poi Pathos OM che è richiesto, ancora Pacific Call, Pancottina, Pacciani, a 400 dalla conclusione, Poseidon Bar su Princess e Pathos, la curva conclusiva, Poseidon che va via ancora di lena, Princess che guata lì alla corda, a 2.50 dalla conclusione, sposta sul leader, poi Pathos. Mentre ha sbagliato finendo squalificata Pacific Call DVS, Poseidon si arrende completamente, passa Princess, è inseguita da Pancottina, Princess Kronos che viene a vincere su Pancottina, poi Pacciani e Pathos OM. Io sul cronometro ho 1.56.2. La media dovrebbe essere... quindi intorno all'1, 12 e me. 12 e 6. 1, 12 e 6 il riferimento ufficiale. Princess Kronos, Roberto Andreghetti che raddoppia il successo ottenuto in apertura con Ritz B. Stavolta il training è di Lorenzo Baldi. I colori sono della azienda agricola Montemilia Casearia. E la quota al totalizzatore per Princess è di 4 e 89.